In occasione della 2 giorni incontri enogastronomici regionali tenutasi ad Alghero, abbiamo visitato le cantine di Sella e Mosca, nota azienda vitivinicola sarda che quest'anno festeggia il suo 120° compleanno. Sella e Mosca è un'azienda che quest'anno compie 120 anni, quindi una lunga storia di enologia, non solo di enologia sarda, ma anche italiana, e che è nata preoccupandosi di ricostituire i vigneti devastati dalla fillossera e quindi selezionando tantissime varietà. In un catalogo del 1905 ce ne sono 1671 e molte di queste sopravvivono ancora grazie proprio al lavoro di Sella e Mosca. E in modo particolare, per esempio, il Torbato, che è una varietà che troverete solo ad Alghero e in pochissime altre aree, forse tra sud della Francia e nella zona di Roussillon in Catalogna. Ma Alghero è sicuramente quello che ha la maggiore produzione, un vitigno che rischiava veramente di sparire e che noi abbiamo sempre vinificato. Per oltre 70 anni siamo stati gli unici, adesso ci sono altre cantine che continuano e con i quali facciamo vini fermi naturalmente, ma anche gli spumanti, sia il metodo Charmat, Martinotti Charmat, ma anche da quando abbiamo la nuova proprietà un metodo classico, quindi per la prima volta al mondo il Torbato, grazie anche a Mattia Vezzola e ai nostri enologi. Diciamo, è una nuova espressione di questo vitigno e ci sta dando molte soddisfazioni. E, insomma, invitiamo tutti ad assaggiarlo perché è qualcosa di nuovo nell'ambito enologico, soprattutto per quanto riguarda le bollicine, una varietà praticamente unica che trovate solo ad Alghero. E quindi, insomma, consiglio a tutti di provarlo, insomma, tutti gli altri vini che noi produciamo.